Il lato oscuro del family blogging, la storia di Shari Franke. Benvenuti a questa puntata speciale dedicata ad una storia che ci fa riflettere sul prezzo della fama sui social media e sulla protezione dei minori nel mondo digitale. Nel cuore di questa vicenda c'è Ruby Franke, una madre di 6 figli diventata famosa su YouTube con il canale 8 Passengers, dove documentava la vita della sua famiglia mormone. Ma dietro quei video apparentemente innocenti si nascondeva una realtà ben più oscura. Il 30 agosto 2023, Ruby Franke è stata arrestata insieme alla sua socia, Jody Hildebrandt, con l'accusa di abusi aggravati su minori. La verità è emersa quando uno dei suoi figli, un ragazzino di 12 anni, è riuscito a fuggire da casa e a chiedere aiuto a un vicino. Il bambino mostrava evidenti segni di malnutrizione e abusi. Le autorità hanno poi scoperto altri 2 bambini in condizioni simili. Ma oggi vogliamo concentrarci sulla testimonianza di Shari Franke, la figlia maggiore, che ha avuto il coraggio di parlare pubblicamente della sua esperienza come baby influencer. Le sue parole, pronunciate davanti ai legislatori dello Utah, ci fanno riflettere profondamente sulla natura del family blogging. «Non vengo oggi come figlia di una criminale», ha dichiarato Shari, «né come vittima di una madre abnormemente abusiva. Vengo oggi come vittima del family blogging». Shari ha descritto il family blogging come un vero e proprio business, con dipendenti e strategie di marketing, ma con una differenza fondamentale. Tutti i dipendenti sono bambini. La videocamera era una presenza costante nella sua vita, senza possibilità di pausa o di privacy. I momenti più popolari del canale, proprio quelli in cui Shari era più vulnerabile. Alcuni dei nostri video più popolari, ha rivelato, sono stati girati quando ero malata o in un momento particolarmente imbarazzante. Il mondo ha visto me, adolescente, voler solo piangere in privato. L'impatto sulla sua vita sociale è stato devastante. I miei amici diventavano scarsi, ha confidato, perché nessuno voleva essere filmato. Una frase che ci fa riflettere su come questa esposizione costante possa isolare i giovani dai loro coetanei. Le parole più toccanti di Shari sono forse quelle sul valore di questa esperienza. Nessuna somma di denaro che ho ricevuto ha fatto valere la pena di ciò che ho vissuto. E ancora, se potessi tornare indietro e rifare tutto, preferirei avere un conto in banca vuoto ora e non avere la mia infanzia appesa su internet. Shari ha anche evidenziato i rischi concreti del family blogging, la perdita dell'innocenza, i traumi emotivi, lo sfruttamento economico e l'esposizione a potenziali predatori online. La sua testimonianza è un grido d'allarme sulla necessità di proteggere i minori nel mondo digitale. In un'epoca in cui condividere la propria vita sui social media sembra quasi naturale. La storia di Shari ci ricorda che dobbiamo riflettere attentamente sulle conseguenze delle nostre azioni, soprattutto quando coinvolgono i più piccoli. È tempo di chiederci quale prezzo stiamo facendo pagare ai nostri figli per la fama digitale.